Ciao a tutti, oggi inizia una serie di video sulle creazioni con la porcellana fredda. Oggi vi farò vedere come faccio io le faccine. Qui ho alcune creazioni finite l'altro giorno, e ho questa, vedete? E questa è la faccina che faccio io, vedete? Poi ho fatto queste due follette. Questa, che è un po' più grande, è 11 centimetri. E ieri sera ho finito la ballerina, che è questa. Vedete? Guardate. Io metto nelle basi di legno perché me le faccio da sola. Questa è una folletta che va a una fiorista. Vedete, ha il bastone da mettere poi nel vaso. E queste sono altre follette che andranno alla fiorista in lavorazione, e queste sono le mie faccine. Vedete? Ci sono diversi modi da fare delle faccine. Io le faccio in questo modo, però si possono fare anche più semplici. Questa è l'ultima che ho fatto. E adesso vi farò vedere fare questa faccina grande così. Perché a differenza, vedete, questa è molto più piccolina. Ok? Bene, iniziamo. Ora gli dico quello che serve. Mettiamo via tutte le creazioni. Allora, io ho i miei attrezzi, quelli che uso più di tutti. Poi ne ho diversi, vedete, li ho sempre a portata di mano qua. Non so se si vede, vedete qui, questi sono tutti attrezzi. Poi una bilancia piccolina per pesare la pasta di mais. Io uso sempre la bilancia perché mi faccio tutti i miei appunti. Io questo lo chiamo libro nero. Ci sono tutti i miei appunti per far sì che quando mi richiedono una fata venga della stessa grandezza, non uguale, perché non ci sarà mai una fata uguale. Poi io mi tengo sempre a portata di mano la crema. Questa per me è la migliore, è la migliore per fare con la pasta di mais. Poi vi dirò perché. E anzi, vi faccio vedere, perché questa qui, quando me la do nelle mani, liscia molto anche la pasta. Poi un pochettino d'acqua, degli ombretti per fare il colore rosso, e infine, molto più importante, sono gli occhietti. Questi sono occhietti che faccio io e taglio con la Silhouette Cameo. Quindi se volete delle info per questi occhietti, fatemelo sapere. Poi faccio anche quest'altro tipo di occhietti. Questi sono in polimerica. Ora vi faccio vedere. Per chi avesse la Cameo, poi vi dirò come fare. Questi sono occhietti invece, vedete, in polimerica. Ho tagliato l'iride sempre con la Cameo e poi li ho inseriti nelle perline di polimerica già cotta, e infine sopra, per fare il cristallino, ho usato quello della Pavelka che va cotta nel forno UV. Bene, detto questo, iniziamo. Ora,
tengo fuori questi occhietti. A me gli occhi, come avete notato, anche in questa, per dire, mi piacciono grandi. Vedete? Ah, mi raccomando, colla vinilica, sempre a portata di mano. E ora iniziamo. Questa è la pasta di mais che realizzo io. Quindi andiamo a prendere. Per fare questa faccina abbiamo bisogno anche di una pallina di polistirolo di 3 centimetri. Faccio vedere. Di 3 centimetri. Vedete? Non so se si vede. Da 31, ma è 3. Ok, bene, prendo il mio libro nero e faccio la folletta. Scusate, faccio la testina per una folletta di 11 centimetri o comunque un'altra creazione. Anche quella della ballerina, io ho fatto la stessa grandezza di. La folletta di 11, la testa intendo, quindi devo prendere 43 grammi di pasta. Mi raccomando, quando non usate, coprite bene la pasta di mais e vado a impastare. Come ho detto, mi sporco le mani, per dire, mi do un po' di crema sulle mani e vado a impastare la mia pasta. Ok, faccio la mia pallina. Allora, io consiglio sempre di dare la colla nella pallina di polistirolo perché così la pasta aderisce bene e non fa bolle. Devo mettere la colla. Ok. Voi magari fatela prima che diciamo si asciughi un po'. Perché anche quando è asciutta, poi a contatto con la pasta di mais aderisce. Io mi tengo sempre anche a portata di mano le mie salviette, perché credetemi, a lavorazione ne avrete molto bisogno mentre lavorate. Ok, bene, la mia pallina, prendo la pallina di polistirolo e la metto in questo modo e tiro sulla pasta. Questo modo. Ora io uso il pollice per fare i solchi dalla fronte alla bocca, però potete usare anche un affare di questo genere. L'importante è che abbia una superficie liscia e tonda, così. Io preferisco fare in questa maniera. Guardate.
cercate di lisciare bene. Questo modo. Così, vedete? Ora dobbiamo fare il naso. Ora con questa col pennellino in silicone, mi raccomando, io ho questo qui liscio, appuntito ma è liscio, e mi faccio il segno del naso in questo modo qua, non so se si vede. Ok. E mi faccio un po' di solco così, poi okay, questo vedete che è più grande, mi faccio i solchi in questa maniera qua, dal naso, così vedete. Mi aggiusto un po', tiro giù qua, vedete? Adesso ho la videocamera all'incontrario, però vi faccio vedere. Vedete? Tiro giù. Questa sarà la mia bocca, il sopra, il labbro superiore. Tiro giù questo pezzo che mi rimane e lo metto come mento, e questo è un abbozzo di mento, e la bocca, vedete? Ora cerco di lavorarmi bene il sopra, dopo il labbro inferiore lo andremo a inserire con altra pasta. Ora prendo un po' d'acqua, mi bagno le dita. Ora dobbiamo fare il labbro inferiore. Aggiustiamo, arrotondo bene il sopra. Ora io mi faccio due bucanini qua, in questo modo. Ora prendo un po' di pasta. Quindi prendo un pezzettino in questo modo qua. Vedete così? Lo posiziono sotto e inizio con questo qua, bagno, e lo inizio a inserire, a far aderire alla pasta sotto.
Diciamo che ci ho messo abbastanza per riuscire a fare dei visi in questo modo, per questo tipo di bambole. E adesso sono abbastanza soddisfatta di come mi vengono. Ben liscia, poi con le forbici taglio quello che è in più e vado a lisciare. Guardate. Mi stringo un pochettino il nasino perché è molto largo. In questo modo. Poi porto il mento un po'. Questo viso qui lo userò per fare una folletta a funghetto. Ok. Quando siete soddisfatti del vostro viso, ora iniziamo a fare la base per mettere gli occhietti. Io per fare la base uso un pennello di questo tipo qua, che ha così piatto, vedete? Però chi non ha questo può usare anche questo e fa il solco. Io preferisco farlo con questo. Perché riesco a vedere meglio la posizione. Se si appiccica io. Ecco qua, vedete? Ho fatto un po' di solco per gli occhi. Ok. Poi con questo, siccome i miei occhi sono ancora un po' più grandi, allargo. Ok, così. In questo modo, vedete? Ok? Ora vado a mettere, prima di mettere gli occhi, vediamo qua. Facciamo il buchetto nel naso. Ok.
Ora facciamo le orecchie. Prendiamo un po' di pasta. Io per le orecchie ho usato 1,80 grammi. Vediamo ora. Queste saranno le orecchie. Faccio una goccia di questo un po' qua, uguale di qua. Schiaccio così. Vedete? Poi, sempre con questo, con la punta, mi faccio il solco del contorno delle orecchie. In questo modo. Poi prendo la punta e tiro su un po' così. E faccio lo stesso da quest'altra parte, così. Le orecchie le fate lunghe a vostro piacimento. Ok, ora dobbiamo vedere dov'è il posto per mettere le nostre orecchie. Ora scegliamo dove inserire le orecchie. Sapete che le orecchie va dagli occhi, tra gli occhi e il naso, quindi ci facciamo circa un segno circa qua, lo stesso da quest'altra parte. In modo che quando andremo a inserire siano della stessa altezza. Do un po' di acqua, prendo le due orecchie, le appoggio leggermente per vedere se è alla stessa distanza, in questo modo, vedete? Poi con questo più tondo, vedete, e inserisco, faccio in questo modo e inserisco le mie orecchie in questo modo qua, vedete? In questo modo, perché mi piacciono così. Poi voi vi dovete trovare il vostro stile, ecco. Ora prendiamo gli occhietti. Quindi ho detto che userò questi. Li metto verdi. Ok, mi pulisco le mani. Ok, e prendo gli occhi e a secondo come li volete mettere. Ok, e prendo anche l'altro.
qua. Ora aspettiamo un attimino che si asciughi, come vedete è ancora bagnato, si aspetta un attimino e poi diamo il rosso e facciamo le sopracciglia. Ok? C'è qualche imperfezione, prendete sempre l'acqua e... Okay. Vedete come è venuto carino? Quindi aspettiamo, poi vi faccio vedere anche come disegno le sopracciglia, le ciglia e la bocca. Ok? Bene. Tendiamo un attimo. Asciugato di tutta l'acqua, ora anche se è morbido, passiamo al trucco. Quindi io prendo un po' di fard col pennellino sporco, mi raccomando che sia leggero, e inizio un po' sulle orecchie. Sul nasino, questo modo vedete già cambia. Sfumate bene perché altrimenti rimangono dei pasticci. Bene, ora prendo la penna nera. Qua io uso questa punta sottile. E iniziamo a fare le sopracciglia, no, le ciglia. In questo modo, vedete, abbiamo fatto le... E adesso facciamo le sopracciglia. Secondo come facciamo le sopracciglia, cambia l'espressione, se le facciamo arrabbiata o simpatica. Beh, io le faccio così, in questa maniera qui. Vedete? Ok. Un attimino, ok. Guardate come già ha cambiato espressione. Ora diamo il colore alle labbra. Io uso questo pennarello appunto per le labbra, si compra in profumeria, e do il colore. Ecco qua, vedete?
mi è venuta carina. Anche avendola fatta in fretta, sono abbastanza soddisfatta perché, come sapete, per fare un viso bisogna lavorare, lavorare perché venga proprio bene. Almeno io ci metto delle ore per fare un viso. In questo video vi volevo fare vedere esclusivamente come facevo le mie faccine. Nel prossimo magari vi insegno come faccio io le gambe e le braccia. Magari facciamo un po' per volta, poi andremo a costruirci, col terzo video andremo a costruirci comunque il corpo e assemblare il tutto. Per ora questo è il video, e se vi è piaciuto pollice in su, fate i commenti e iscrivetevi al mio canale, per avere comunque essere sempre aggiornati, e ora in avanti, come sapete, ci saranno anche dei video con la pasta di mais. Ciao, al prossimo video!